Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi voglio parlare di due dipinti che lo stesso Roberto Longhi, un importantissimo storico dell'arte del Novecento, definiva i più rivoluzionari di tutta la storia dell'arte sacra. Oggi vi voglio portare all'interno della Basilica Romana di Santa Maria dei Popoli, precisamente di fronte alla cappella voluta dal Monsignor Tiberio Cerasi, un uomo all'epoca potentissimo perché tesoriere della Camera Apostolica, ovvero era colui che gestiva le finanze dello Stato della Chiesa sotto il pontificato di Clemente VIII. Siamo nel 1600 e Cerasi decide di affidarsi ai due più importanti artisti della Roma del tempo, proprio per decorare il suo sacrario. Stiamo parlando di Caravaggio, che nel contratto stesso viene definito Egregius in urbe pictor, ovvero il pittore più importante della città. Ebbene, a lui vengono affidate le due tavole laterali, mentre al bolognese Annibale Carracci viene affidata la grande pala d'altare. Prima di concentrarci sulle due opere del Merisi, sgombriamo i primi dubbi legati a un presunto rifiuto di queste. È vero, noi conosciamo due versioni, sia della conversione di San Paolo e sia della crocifissione di San Pietro. Nel primo caso l'opera è conservata nella collezione romana Odescalchi, mentre per la crocifissione purtroppo non ci è pervenuto nessun riferimento materiale, ma le fonti dell'epoca comunque ci confermano una prima versione anche per questo tema. Il motivo legato alla realizzazione di una seconda versione, quelle che oggi noi vediamo in loco, non è per un rifiuto, come spesso si è creduto, da parte del committente delle opere che Caravaggio aveva consegnato, ma perché Tiberio Cerasi aveva posto delle indicazioni molto precise e vincolanti per la loro esecuzione. Egli voleva che le tre scene, compresa l'Assunzione del Carracci, venissero dipinte su delle tavole di cipresso. Non a caso, l'Assunzione della Vergine e la prima versione della Conversione di San Paolo hanno seguito queste precise indicazioni, mentre le due opere di Caravaggio, che oggi troviamo collocate nella cappella, sono invece realizzate su tela. Questo cosa significa? Che molto probabilmente Caravaggio, saputo della morte del committente avvenuta il 3 maggio del 1601, decide autonomamente di sostituire le due tavole con altre realizzate però nella sua tecnica preferita, ovvero l'olio su tela. E guarda caso si tarda la consacrazione della stessa Cappella Cerasi, proprio in attesa del completamento e dell'effettiva collocazione sulle pareti delle due tele del Merisi, consacrazione che avverrà l'11 novembre del 1606, 5 anni dopo la morte del committente. Prima di analizzare da vicino le due tele di Caravaggio, dobbiamo innanzitutto sottolineare che la loro modernità sta nell'adattamento di un punto di vista fortemente in scorcio, obliquo, pensato sulle diagonali, perché l'artista ragiona tenendo bene a mente lo spazio estremamente piccolo e scomodo del sacrario, uno spazio composto da due ambienti. Il primo misura 5 metri per 5,50 e ospita le tombe della famiglia Cerasi, mentre il secondo, dove sono collocate le tele di Caravaggio e la tavola di Annibale Carracci, si restringe ulteriormente a 3 metri per 3,50. Se è pur vero che il tema tratta della conversione di Paolo di Tarso, che la tradizione vuole avvenuta durante il suo viaggio per Damasco, in cui egli venne colto da un'improvvisa luce divina proveniente dal cielo che lo fece cadere da cavallo e gli fece perdere la vista, il protagonista sembra essere invece lo stesso cavallo a cui il pittore dedica il primo piano. Roberto Longhi, nella sua monografia su Caravaggio del 1952, ci ha lasciato una descrizione chiarissima del dipinto. La massa enorme del cavallone pezzato, la bava che cola dal morso e quell'intrigo indecifrabile tra quadrupede e servente, divenne nodose e varicose. In questa tela è ancora più forte la sensazione che le figure emergano da un'oscurità utilizzata dall'artista per svelare solo quel tanto che basta a permettere all'osservatore di immedesimarsi nella scena. Caravaggio, come un regista moderno, si sofferma sulla fatica dei serventi, che lo stesso Longhi paragonava a un gruppo di operai che si affaticano e non di carnefici che incrudeliscano nella bisogna. Ebbene, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Io vi ringrazio di essere stati con me. Vi chiedo di lasciare un mi piace, di condividere il video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima.